Buongiorno, eccoci, benvenuti. Oggi parliamo in questa ora di nostra conversazione di comunicazione d'impresa, arti e cultura. Ormai è una tradizione, il Sole della CSR ospita anche la sostenibilità culturale, appaiata a quella ambientale, sociale ed economica, e abbiamo anche, come forse sapete, un acronimo che è Corporate Cultural Responsibility, ovvero la responsabilità sociale o la sostenibilità declinate attraverso l'arte e la cultura. Questa è una tematica che sta diventando sempre più attuale, sempre più rilevante, sempre più le aziende e le imprese hanno capito che questo tipo di scelta può anche avere un impatto oltre che sociale e di valore economico per il territorio, anche comunicativo, e quindi diventa efficace per le imprese comunicare attraverso quello che noi chiamiamo arts factor, ovvero l'arte e la cultura. Parliamo di questo con alcuni rappresentanti del mondo variegato che rappresenta questo insieme e questo crocevia di relazioni. Abbiamo quindi, tradizionalmente, come sapete, le banche, le fondazioni bancarie sono alcuni tra i protagonisti naturali del sostegno all'arte e alla cultura nei propri territori. Quindi parliamo con Andrea Benassi, che rappresenta l'Istituto per il Credito Sportivo. Si chiama sportivo, un po' poi capiremo che invece ha un ruolo importante anche nella cultura. Poi abbiamo le fondazioni di impresa, che qua sono rappresentate dall'area Catastini, che è General Manager della Evolve Mare Tecnimont Foundation. Abbiamo le imprese, e qui c'è Marco Amato, che è il Corporate Communication Senior Manager di Lavazza Group, oltre che essere il coordinatore, direttore, gestore del Lavazza Museum. E poi abbiamo anche uno spazio per i rappresentanti della cultura, delle istituzioni culturali, in questo caso private, con Carla Peirolero, che è della direzione artistica del SUC Genova Festival e Teatro, che conosceremo presto. Io sono Francesco Moneta, presidente del Comitato Cultura più Impresa, che insieme a Federculture ormai qualche tempo fa ha deciso di dotare il mondo della cultura e il mondo dell'impresa di una realtà che avesse come scopo istituzionale quello di creare benchmarking e di favorire questo rapporto, appunto, tra sistema culturale e sistema di impresa. Ho detto benchmarking perché, a nostro parere, la attività più efficace è quella di valorizzare e far conoscere le buone pratiche, come si dice, e per riconoscere come arte, cultura e impresa lavorano insieme efficacemente nell'interesse reciproco. E quindi abbiamo organizzato il premio Cultura più Impresa, che quest'anno giunge alla 10ª edizione e che ha scelto, e questo poi come attività di premio e quindi come focus su cui intervenire, tre categorie che poi sono quelle, per semplificare, con cui oggi le imprese possono sostenere la cultura e affiancarsi: le sponsorizzazioni e le partnership culturali, le produzioni culturali d'impresa, quindi quando un'azienda vuole comunicare con la cultura, produrre cultura, ma non necessariamente ritiene di farlo sponsorizzando un'operazione culturale, e l'art bonus, che invece è la scelta più mecenatistica, come si diceva un tempo, che in realtà come motivazione è l'avere un beneficio fiscale per affiancarsi ai progetti culturali. Poi noi, come Premio Cultura più Impresa, ogni anno scegliamo delle menzioni speciali che diamo a dei progetti che interpretano le tendenze più rilevanti, a nostro parere, in questo tipo di rapporto. La Corporate Cultural Responsibility quindi vuol dire quando un'azienda dimostra di aver scelto la cultura in modo strategico per la propria attività di CSR. Vedremo poi, anche con un caso specifico oggi, come l'innovazione digitale, e non solo nell'arte e nella cultura, è un elemento di interesse forte per le imprese quando decidono di scegliere dei progetti culturali. Networking in arts significa che sempre più spesso le aziende non vogliono giocare da sole insieme alla cultura, ma apprezzano il fatto di essere in squadra con altre aziende, quindi creare dei network che decidono di essere poi sostenitori di un progetto comune. Under 35 è perché
l'occupazione giovanile in questo settore ha una forte potenzialità e molti giovani vogliono possibilmente lavorare in questo settore e quindi premiamo i progetti che danno spazio con particolare enfasi alla nuova imprenditorialità nella cultura. L'arte contemporanea è una scelta sempre più effettuata dalle aziende che declinano il cosiddetto Arts Factor attraverso percorsi di arte contemporanea con cui possono interagire con gli artisti che sono viventi, con cui si può lavorare insieme in squadra, anziché sponsorizzare un restauro piuttosto che un teatro, per fare qualche esempio. Quindi da questo osservatorio che noi abbiamo, possiamo e abbiamo visto come quest'anno nello specifico siano uscite delle tendenze interessanti dove l'arte e la cultura hanno giocato dei ruoli anche rilevanti, ad esempio hanno contribuito alla cosiddetta ripartenza con iniziative che hanno visto collaborare insieme quartieri piuttosto che città con commercianti e artigiani. A volte per esempio gli artisti entravano in bottega, come è successo in un caso in Veneto, e valorizzavano la specificità dell'artigiano. Piuttosto che con l'arte e la cultura, che sono dei linguaggi universali, si possono lanciare messaggi importanti e attuali come le istanze ambientali, promuovere le eccellenze territoriali, promuovere la cura al benessere delle persone attraverso l'arte e la cultura. Il network tra le aziende a volte si sostanzia soprattutto con progetti nell'art bonus, quindi sostegno con l'attività mecenatistica. L'ultimo aspetto che è interessante è come arte e cultura diventano anche i motori di uno sviluppo e del marketing territoriale. Ci sono dei territori e dei borghi o delle città che, come sapete, per esempio sono quelle che si intestano dei festival, che creano attività indotto occupazionale attraverso la scelta di puntare sulla cultura come elemento di valore aggiunto. Parliamo quindi con uno dei nostri protagonisti di oggi, con Andrea Benassi, che è responsabile dell'Istituto per il Credito Sportivo. La prima domanda è: cosa c'entra il credito sportivo con l'arte e la cultura? Allora, intanto buongiorno a tutti. In realtà noi siamo una banca, si chiama Banca Pubblica Residuale, che il nome non è altamente incoraggiante, ma il nome giuridico di fatto, perché è l'ultima banca pubblica rimasta. E si chiama appunto Istituto per il Credito Sportivo, che sta intraprendendo un processo di trasformazione che comprenderà anche un aggiustamento del nome per comprendere la cultura, perché è un settore che finanziamo come mandato istituzionale e siamo attivi appunto in tante iniziative che poi avrò modo di almeno di citarne alcune da poco più di un anno. E quindi ecco, questa è la ragione principale per cui, come dire, dal biglietto da visita non si evince quanto siamo attivi. Una volta l'altra cambierete anche il nome? No, fa parte del processo, però siccome stiamo andando ancora più a fondo del nome, come dire, no? Come nei libri, l'indice è l'ultima cosa che si mette a posto, e anche arriveremo al nome dopo aver completato il processo. Fatto 100, la vostra capacità di investimento quanto in questo momento è collegato, è dato alla cultura nello specifico? Dunque, storicamente molto basso, proprio perché, per quello che dicevo prima, è da poco più di un anno che lavoriamo. Noi siamo una piccola banca di fatto e quindi abbiamo un totale di impieghi annui intorno ai 400 milioni e siamo molto contenti perché quest'anno solo 50 milioni li abbiamo fatti per la cultura. Quindi insomma siamo a un ottavo nell'ultimo anno, che è l'unica statistica rilevante, perché se vado storicamente dopo passo a 0, per ovvi motivi. E comunque non sono pochi, perché il mondo della cultura a volte si accontenta anche, diciamo, dell'essenziale, come sappiamo. Assolutamente. Ecco, c'è un tema che è attuale e di cui spesso si parla, che è il mitico PNRR, e quindi di cui voi vi occupate, perché, come dire, ho visto che fa parte proprio dei vostri progetti centrali. Visto che siamo collegati con operatori culturali, alcuni sono anche in sala, potrebbe essere giunto il momento di spiegare come si fanno ad acchiappare i fondi del PNRR a favore della cultura, in pratica. Sì, allora, noi agiamo, no, non gestiamo direttamente fondi del PNRR, cerchiamo di fare leva su di essi, nel senso che noi abbiamo, per fare un esempio, come se fossimo un piccolo medio credito per la cultura e ovviamente anche per lo sport. Quindi abbiamo, oltre ad essere una lato banca, come una piccola banca commerciale, gestiamo anche per conto dello Stato dei fondi sia di garanzia che di contributo
e agli interessi, e quindi siamo in grado di erogare finanziamenti per la cultura in questo periodo, probabilmente ancora per poco, ma insomma fino ad adesso, in questo anno che siamo stati operativi nel settore, a tasso zero, con una garanzia fino all'80%, quindi molto interessante e che può fare molto leva con i finanziamenti del PNRR, che come sapete poi vanno a bando e quindi dipende da chi riesce a catturarli nelle maniere, diciamo così, istituzionali. E di fatto poi noi abbiamo, se posso citare un esempio virtuoso, ripeto, siamo attivi da poco più di un anno, quindi non abbiamo migliaia di esempi, però abbiamo un accordo con l'associazione di more storiche, e sono 55 di queste, quindi nella componente parchi e giardini e PNRR lavoriamo con appunto 55 percettori futuri, ma che hanno insomma diciamo ottenuto questa autorizzazione fino a 2 milioni per lavorare con loro e appunto fare questo processo di leva che cercavo di descrivere prima. Molto interessante perché appunto, ripeto, con il tasso zero e una parte a fondo perduto si possono fare cose interessanti. Qual è il livello di consapevolezza che oggi ha l'operatore culturale, mediamente pubblico e privato, rispetto alle opportunità di finanziamento come quelle che voi favorite? Ahimè, ahinoi, ancora molto basso, e quindi ci stiamo attivando per far sì di essere più conosciuti. Un esempio per tutti: siccome i nostri fondi di garanzia sono aperti anche ad altre banche, di fatto siamo gli unici ad utilizzarli, no? Come dicevo prima, siamo una banca come se fosse voglio dire bifronte, ma insomma separata con la gestione dei fondi speciali. Questi fondi sono appunto aperti ad altri, noi siamo l'unico percettore, cioè l'unico utilizzatore di questi fondi, tranne qualche piccolo caso. Quindi il lato fondo di garanzia siamo poco conosciuti anche dagli altri istituti di credito, e stiamo cercando appunto di farci conoscere un po' di più, perché anche lì ci può essere un effetto leva importante, come c'è sempre quando puoi permetterti di andare in banca a prendere un finanziamento al di là del tasso, che è già conveniente, ma farlo con fino all'80% di garanzie dello Stato, quindi insomma è estremamente interessante. Qua sono indicati questi prodotti per la cultura che avete messo a punto, può essere utile sintetizzare le loro caratteristiche? Sì, di fatto sono dei mutui, che quindi servono quelli light per quanto riguarda le attrezzature, mentre quelli diciamo di natura più importante per quanto riguarda le infrastrutture sono analoghi a quelli che utilizziamo per lo sport. Quindi dal punto di vista della tecnologia, dell'ingegneria finanziaria non sono particolari. Ripeto, la cosa interessante sono le condizioni, e quindi appunto invito agli operatori culturali a contattarci. Noi lo facciamo soprattutto in questa fase tramite i comuni, perché appunto la gestione dei fondi poi dei fondi speciali e i fondi ad essi connessi sono anche erogati attraverso dei bandi. Noi usciamo diverse volte durante l'anno con dei bandi, sono apertissimi, sono pubblicizzati insomma per quello che possiamo, quindi è abbastanza facile andarli a identificare. Purtroppo, torna alla prima domanda, spesso nessuno collega la cultura al credito sportivo, quindi questo è un vulnus a cui dobbiamo far fronte prima possibile. Però ecco, per sintetizzare, non è tanto la natura del prodotto ad essere interessante, per quanto sono dei prodotti sui quali abbiamo fatto degli adattamenti importanti, ma sono le condizioni e il fatto di poter anche investire assieme agli operatori pubblici, quindi li troviamo estremamente interessanti. Vediamo adesso un esempio dei tanti vostri interventi recenti. Cosa avete fatto?
Dunque, questo è, intanto siamo molto orgogliosi perché è un progetto bellissimo che appunto sfrutta questi nuovi linguaggi immersivi, avvicina tutte le categorie e tutte le età, e in questo caso la numismatica, a queste monete meravigliose che fanno parte della collezione del museo Paolo Orsi nel Neapolis di Siracusa. E di fatto questo è proprio l'esempio di quello che dicevo prima, dove noi interveniamo non tanto nella tipologia del prodotto, ma nelle condizioni che diamo e soprattutto attraverso un gruppo di advisory che abbiamo costituito all'interno del nostro istituto, cerchiamo di partire prima, no? Quindi cerchiamo di dare, questo è un esempio in cui abbiamo collaborato all'idea, abbiamo strutturato il progetto e poi siamo arrivati al finanziamento, perché poi si parla spesso del tema, facciamo il finanziamento e poi come lo utilizziamo, no? Mentre invece uno dei problemi è proprio, cioè i problemi, bisogna concentrarsi su quello che viene prima, e se c'è, insomma, per esperienza personale anche provenendo da altre banche, se la banca interviene prima di erogare il finanziamento, non solo nell'analisi economico-finanziaria, ma nella strutturazione del progetto, cambia tutto. Certo, se è una banca che ha determinate caratteristiche, ma noi ce l'abbiamo, insomma, perché poi se andiamo a sommare sport più cultura, mancano solo pochi settori per fare l'equazione facile con la sostenibilità, no? Certo. Quindi ecco, questo è un pochino il nostro, ma ci sono altri esempi straordinari, quello tra i quali dei quali siamo più orgogliosi è il Museo Memoriale della Shoah qui al binario della stazione di Milano, è una cosa bellissima, anche lì siamo intervenuti in questa maniera. La Basilica di Pietrasanta a Napoli, dove fino al 99 c'era un meccanico che riparava motorini. A un certo punto è crollato il pavimento e si è scoperto sotto un'antica basilica e con delle vasche romane pazzesche, quindi invito ad andarla a visitare, Basilica Pietrasanta a Napoli, è una cosa meravigliosa. Anche lì, al di là dell'incidente che ha creato questa idea, siamo intervenuti strutturando il progetto e poi passando al finanziamento. Ecco, ultima questione che però è rilevante, anche perché questo dà un'idea di come voi poi scegliete i progetti, è il tema della misurazione d'impatto sociale a preventivo, oltre che poi al monitoraggio consuntivo, no? E quindi questo mi sembra che sia un aspetto che merita di essere anche questo un po' raccontato, perché determina l'attenzione con la quale gli operatori culturali possono affrontare anche il rapporto con voi. Sì, questa è la cosa di cui andiamo, io personalmente vado più orgoglioso perché è quella sotto la mia responsabilità, ma insomma poi che quello ho detto prima è importante, ma questa è interessante perché è trasversale e saremo la prima banca, e sicuramente in Italia ma probabilmente anche in Europa, a fare una misurazione preventiva, quindi ex ante, di tutti i ritorni non solamente economico-finanziari dell'investimento, e quello la banca le deve fare, ma soprattutto di quelli sociali e dei fattori ESG. Quindi al numerino che viene associato all'operatore che si rivolge per un finanziamento, quel cosiddetto rating, noi aggiungiamo altri due numeri che sono appunto un punteggio ESG, quindi quanto si comporta bene in termini ambientali, sociali e di buon governo della propria azienda, e soprattutto il ritorno negli anni, in tutta la durata del progetto. E quindi qui avete un esempio che ho portato, questi sono i due numerini che vengono fuori, quello precedente è una simulazione applicata a una federazione sportiva, e se vedete il numerino, anzi no, questa è la valutazione di tutto il nostro portafoglio dal 93 al 2022, che ci ha restituito 2,93, vuol dire che per ogni euro che abbiamo investito abbiamo avuto un ritorno di quasi 3 euro, e faremo i finanziamenti, dicevo, saremo la prima banca a integrare questi numeri nel cosiddetto nella propensione al rischio della banca, e quindi potremo teoricamente rifiutare un finanziamento se il proponente non ha determinate caratteristiche, sicuramente premiare i virtuosi, non vorremmo punire i meno virtuosi ma vorremmo aiutarli a diventarlo, quindi insomma è una valutazione che, ripeto, conoscere questi criteri penso che sia importante per gli stessi operatori culturali, perché vuol dire indirizzare anche le proprie attività in funzione della finanziabilità, per così dire, vostra, ma perché no anche di altre fondazioni, esempio bancari, che comunque operano sul territorio. Questa è la domanda che mi piace di più, perché mette anche un pochino a nudo alcuni luoghi comuni, no? Noi nel partire con questo progetto, e sta partendo in questi giorni, abbiamo fatto, come dicevo prima, una valutazione massiva, cioè dove sta il nostro portafoglio, quanto effettivamente restituisce i soldi che finanziamo, e abbiamo visto che si è sempre tentati a pensare, soprattutto in Italia, io poi insomma in una mia precedente carriera ho rappresentato anche le piccole imprese, quindi insomma sono molto vicino a loro, di fatto
i temi più difficili da affrontare sono nelle piccole, nei piccoli enti e nelle piccole, nei piccoli finanziamenti. Cioè abbiamo visto che lo SROI difficilmente supera l'1, quindi addirittura mangia una parte del beneficio economico, e quindi abbiamo fatto questa valutazione proprio per utilizzarla non tanto come una fotografia per poi farsi belli ai convegni, ma per utilizzarla come una pianificazione. Quindi noi andremo a intervenire proprio in quei settori che danno uno SROI troppo basso e cercheranno di capire, certo, il perché, premieremo i migliori. Grazie, mi sembra molto interessante, soprattutto anche per il mondo della cultura, ma a questo punto cambiamo pagina e andiamo verso il mondo delle fondazioni d'impresa con Ilaria Catastini, quindi la fondazione, che tra l'altro la fondazione Evolmer Technicum è di recente costituzione, proprio dello scorso anno. Dello scorso anno, Maire Tecnimont è un grande gruppo, un gruppo internazionale a DNA italiano, quindi una delle aziende di cui il nostro paese deve essere più orgoglioso, che si occupa di ingegneria e costruzioni nel settore, diciamo, energetico, del downstream, delle risorse, della trasformazione delle risorse naturali. Ha avviato da alcuni anni un percorso verso la sostenibilità, verso la transizione energetica, con varie attività e filoni di attività anche industriali, e si è catapultata molto nel mondo ESG. Abbiamo definito una strategia di sostenibilità, io sono anche a capo della sostenibilità del gruppo, una strategia di sostenibilità, abbiamo un'agenda ESG, un bilancio di sostenibilità molto accurato. Nell'ambito, diciamo, di questo filone, di questo percorso che stiamo facendo, che fondamentalmente per quanto riguarda, diciamo, il nostro essere ingegneri, significa ripensare i processi industriali sostituendo le fonti fossili con fonti rinnovabili o circolari, quindi una rivoluzione non da poco, diciamo così. In questo ambito, che include ovviamente delle aree di attività in termini di sostenibilità anche sul sociale, quindi non soltanto sull'ambiente, è nata la fondazione, è nata, come dicevi anche te Francesco, qualche mese fa praticamente, quindi abbiamo poco più di un anno di vita, anzi un pochino di meno di un anno di vita, e ha due obiettivi fondamentalmente. Uno, il primo è quello di custodire, conservare e valorizzare il patrimonio storico del gruppo Maire Tecnimont, che è un archivio di circa 7.000 progetti e disegni di ingegneria, dei più famosi, alcuni tra i più famosi architetti e ingegneri italiani, che deriva dall'acquisizione che il gruppo fece di Fiat Engineering. È un patrimonio culturale importante che è sotto la supervisione della soprintendenza della regione Piemonte, e che noi abbiamo il compito appunto di conservare e valorizzare. Quindi il capitolo della cultura d'impresa, del brand, della valorizzazione della propria capacità anche di fare, sì, cultura con l'impresa. Però non solo, tant'è che infatti c'è la seconda anima, diciamo, della fondazione, che è quella molto ambiziosa di contribuire a creare il profilo di un nuovo ingegnere. Noi lo chiamiamo l'ingegnere umanista e chiamiamo questa l'ingegneria umanistica. Che cos'è questa ingegneria umanistica? È un'ingegneria che, accanto alle tematiche tecniche e tecnologiche, l'ingegnere è di per sé un tecnologo, abbina anche, associa anche le tematiche della sostenibilità ambientale e sociale. L'ingegnere è quello che è chiamato, è una figura importantissima in questa rivoluzione che noi dobbiamo fare, di transizione energetica verso la sostenibilità. È una figura chiamata a trovare delle soluzioni ai problemi immensi che noi abbiamo, i cambiamenti climatici, il limite delle risorse e quant'altro, ponendosi anche delle domande che l'umanità ancora non si è posta e trovandone ovviamente le risposte. Allora, per arrivare a creare una figura del genere, che è una figura a tutto tondo, una figura che non guarda soltanto, immaginatevi un impianto industriale, a quello che accade all'interno di un tubo o come vanno messi i tubi, no, uno accanto all'altro, ma che inizia a pensare, cosa che già peraltro al nostro gruppo ovviamente sta accadendo, sempre di più a quello che è l'impatto di quell'infrastruttura nei confronti del territorio, a quello che è il contributo che può dare in termini di resilienza, per esempio rispetto ai cambiamenti climatici, al contributo che può dare in termini di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Sono tematiche estremamente complesse, e quindi questo ingegnere, l'ingegnere del futuro, l'ingegnere umanista, deve avere un approccio
interdisciplinare, multidisciplinare, la capacità di guardare oltre, di vedere l'orizzonte, di sapere interpretare quelle che sono le esigenze dell'umanità, sempre di più. Come facciamo questo, che è, come potete immaginare, insomma, un obiettivo non da poco, leggermente ambizioso? Lo facciamo con la formazione, e facendo formazione cerchiamo di utilizzare anche i codici della cultura. Stiamo organizzando una serie di iniziative, una l'abbiamo fatta coinvolgendo 10 giovani artisti italiani, in realtà di più, perché abbiamo sostenuto un award, un concorso, un contest che in realtà ha visto la partecipazione di 100 artisti che hanno candidato le proprie opere, 30 sono state quelle selezionate, le abbiamo ospitate presso la nostra sede, abbiamo quindi cercato di far conoscere queste opere che rappresentavano quindi una chiave di lettura della sostenibilità, dei temi, diciamo, dei problemi che riguardano l'ambiente, il futuro. Quindi, come si diceva anche prima, il linguaggio dell'arte per portare valori e messaggi, sì, anche attuali come quello, esatto, della sostenibilità. Il linguaggio prima. Dell'arte per far entrare con una chiave di passaggio che è diretta al cuore e al cervello, perché questo è quello che fa l'arte, no? Rispetto alla comunicazione più razionale e fredda, dei temi che sono quelli con cui poi noi ci dobbiamo confrontare tutti i giorni, appunto, come ingegneri trovatori di soluzioni, problem solver. Questi sono i due filoni di attività della nostra fondazione. Sì, ma devo dire che anche questo 5 passi da ingegnera mi sembra molto interessante, sia come linguaggio che come anche modalità per contravvenire un pregiudizio per cui gli ingegneri devono essere tutti maschi sostanzialmente. Invece voi state lavorando anche per portare una cultura di questo tipo a un genere diverso. Questo è un progetto che abbiamo realizzato con Enea nell'ambito della campagna di Enea Italia in classe A, che mai come oggi è importante, perché è una campagna di educazione, informazione, sensibilizzazione sull'efficienza e sul risparmio energetico, ovviamente. E all'interno di questo c'è una riflessione e un obiettivo che Enea si è posto, che è quello di ingaggiare sempre più popolazione femminile su questa sfida dell'efficientamento energetico, della transizione energetica, perché oggi manca. Allora anche lì noi partiamo dalle giovani generazioni, stiamo lavorando con delle studentesse del quarto anno di alcuni licei di Roma, poi l'anno prossimo la porteremo a Milano, per cercare di spingerle verso le materie STEM. Poi non importa se non si iscriveranno ad ingegneria, però il tema è la scelta, no, di una certa direzione, far capire che cosa significa lavorare nel settore energetico, dell'efficienza energetica, della transizione energetica, che cos'è, cosa significa, e quindi provare a portare più donne all'interno di questo settore, stante anche alcune ricerche che l'Enea ha fatto, che sembrano dimostrare come ci sia un approccio diverso delle donne rispetto a questi temi, rispetto agli uomini, e anche, come dire, una sensibilità maggiore rispetto a quelli che sono i temi della sostenibilità. Quindi c'è bisogno che ci siano anche un po' più di ingegnere, mi sembra di capire, per avere... Servono ingegneri in generale, sì. E sta venendo fuori questo problema. Noi abbiamo una carenza di ingegneri nel nostro paese, per esempio oggi con la messa a terra del PNRR, quello che è un appello che sta venendo fuori, è proprio che mancano figure che sappiano poi affrontare queste tematiche qui in tempi tra l'altro anche brevi. All'interno della carenza di ingegneri mancano le ingegnere, che alcuni non amano, no, questa differenza ingegneri e ingegnere, però di fatto è così, insomma, manca la popolazione femminile, quindi uno dei compiti è quello di portarla a bordo. Ecco, tornando un momento all'aspetto più di, diciamo, archivio e di raccolta delle vostre informazioni e valorizzazione, il vostro museo prossimo venturo, come verrà costruito?
Peraltro stavo guardando anche in prospettiva Marco Amato, che di musei di imprese se ne intende, poi magari faremo la battuta anche sul Museo Lavazza. Sì, infatti devo dire, per me, diciamo, lui è il benchmark. Io ho visitato, perché siamo insieme dentro questa associazione Musei Impresa, e ovviamente il loro museo per me è un punto di riferimento. Noi abbiamo diciamo un tema che forse da un certo punto di vista è un pochino più difficile, nel senso che il caffè di per sé è un prodotto talmente alla portata di tutti, no? È amato da tutti, la storia della Lavazza, non voglio fare ovviamente la pubblicità a Marco, ma la storia della Lavazza è una storia del nostro paese, no? E di ognuno di noi. Noi dobbiamo avvicinare con questo nostro museo, Experience Center, come lo vogliamo chiamare, anche una popolazione estremamente eterogenea, sia in età che in, diciamo, in composizione, a un tema che è complicato, che è quello dell'ingegneria, la storia dell'ingegneria italiana, che però ha fatto anche la storia delle cose che noi abbiamo esportato nel mondo brillantemente. Ma chi volete parlare? Immaginandoci il vostro pubblico ideale di questo museo sulla storia dell'ingegneria e quant'altro, a chi vi immaginate poi debba rivolgersi come pubblico? Allora, noi ovviamente abbiamo nell'area di quelli che sono gli studenti e i futuri ingegneri la nostra area principale di riferimento, per il motivo che dicevo prima. Cioè, l'obiettivo è quello sempre di contribuire a formare la figura dell'ingegnere umanista. Perché ci serve mettere in evidenza quelle che sono le opere del passato? Perché noi come paese abbiamo una storia di ingegneria umanista o umanistica che dobbiamo in qualche maniera valorizzare, e l'intento di questo Experience Center sarà di far riflettere su quelle che sono state delle cose straordinarie che nel passato i nostri ingegneri hanno fatto e che hanno esportato in tutto il mondo. Sovvertendo un momento la scaletta, che prevede che poi fra un po' parleremo di teatro e poi, ma volevo invece cogliere l'occasione, stiamo parlando di musei d'impresa, e dare la parola a Marco, che se ne intende, perché tu ti sei occupato di un museo prima, che era quello del Milan, poi stai lavorando su quello della Lavazza. I musei d'impresa sono una tematica piuttosto importante, perché abbiamo molte aziende che non ancora hanno capito, hanno deciso di valorizzare la propria storia, la propria identità, e questo in realtà poi rappresenta anche a volte uno strumento di marketing, oltre che di comunicazione istituzionale. Quindi, improvvisando, quali sono alcune regole che ti sentiresti di raccomandare quando si costruisce un museo d'impresa da zero? Buongiorno a tutti. Allora, il museo d'impresa, a mio avviso, è uno degli strumenti che devono essere inseriti all'interno di una strategia culturale più ampia che un'azienda si dà per valorizzare il proprio patrimonio. Quando qualcuno mi dice voglio aprire un museo d'impresa, e sono venuti diversi a chiedermi, l'ultimo è il museo dell'ascensore, bellissima idea, quanti film raccontano l'ascensore, cosa si potrebbe inventare a livello espositivo costruendo un museo dell'ascensore? Bisogna individuare però gli obiettivi, ovviamente, avere un bellissimo archivio alle spalle, uno strumento, e capire quali sono le strategie più interessanti per renderlo fruibile in termini di narrazione, perché come sempre, come in qualsiasi esperienza museale, non è la didascalia che ci porta dentro la storia, ma è come la racconto, come la metto in scena. Ci tenevo su questo tema del museo di ingegneria, ti ringrazio per le parole sulla Lavazza, ma io veramente sono convinto che la cultura di impresa è una battaglia che stiamo facendo anche con Antonio Calabro, il presidente di Musea Impresa, lessicale. Cultura di impresa sembra una diminuzione, una parte di una cultura. Ecco, io ci tengo a dire che l'impresa è cultura. Oggi siamo in una sede che insegna cultura di impresa, da Bocconi, il Politecnico di Milano. Dagli anni 50 in poi le meglio menti della generazione italiana hanno lavorato sulla cultura di impresa, la cultura politecnica. Roland Barthes diceva negli anni 50 le auto sono le architetture gotiche della nostra generazione, quindi è importante non diminuire questo valore, ma rendersi conto che noi produciamo questa cultura come esseri umani, come comunità, e di conseguenza metterla in scena e raccontarla è parte stessa della cultura con la C maiuscola. Poi non c'è solo quello, chi lavora sull'heritage, cioè il patrimonio aziendale, può fare una mostra, può fare un catalogo, può lavorare alla digitalizzazione dell'archivio, renderlo fruibile. Giustamente chiedeva a chi vi rivolgete, il pubblico a cui si parla è importante, ma ci sono, col Museo Lavazza ci siamo resi conto, e prima ancora col Museo Mila, che c'è un'inaspettata attenzione del pubblico a delle curiosità, a delle storie che hanno a che fare con la cultura
non soltanto del cimelio, dell'oggetto, ma anche con la cultura dell'Italia del Novecento. Spesso un museo di impresa affronta in maniera trasversale quello che è stato chiamato il secolo breve, ci auguravamo fosse finito, che dovrebbe raccontare un po' proprio le storie degli uomini. Quindi per me il museo di impresa oggi è un museo a tutti gli effetti. A Torino il Museo Lavazza è parte dei luoghi che completano, insieme al Museo Egizio, al Museo del Cinema, gli spazi dove andare per capire una cultura di una città. La cultura di Lavazza, la cultura della Fiat, è una cultura industriale che ha permeato il territorio, in particolare il quartiere Aurora, dove l'azienda ha deciso di costituire la sua nuova sede, la Nuvola. Tra l'altro abbiamo trovato anche noi, scavando i parcheggi, una basilica, la Basilica di San Secondo. Gli azionisti hanno deciso di metterla in nuova luce, renderla fruibile insieme alla sovrintendenza, e quindi si è creato un ulteriore percorso di accrescimento di un patrimonio. Anche questo è cultura d'impresa. E oltretutto molto spesso ci capita, durante il nostro premio Cultura più Impresa, di individuare e di premiare poi delle realtà che sono riuscite in modo innovativo a lavorare. Tra l'altro i musei di impresa sono anche oggetto di un turismo. Esiste un turismo internazionale, per cui ci sono alcuni popoli, ad esempio i cinesi mi risulta, che a volte vanno proprio in un luogo come l'Italia e sono interessati a conoscere le aziende più magari di un bene culturale. Io dico, nei musei di archeologia troviamo spesso suppellettili, troviamo oggetti che raccontavano la vita domestica. Gli archeologi ci raccontano, a partire dalla vita domestica, quello che era il modo di vivere di un popolo, una civiltà, una cultura. Quindi trovo corretto che in particolare culture molto lontane, come quella asiatica, vengano a scoprire l'arte dell'espresso, o come gli italiani e il loro stile possono diffondersi anche attraverso questo. Quindi io non ci trovo nulla di sconvolgente, ecco, semmai è capire come far sì che questo sia complementare a un racconto densamente culturale in maniera anche alta, che quindi privilegi tutte le altre discipline e le porti insieme in un percorso sinottico, no? Cioè, negli anni 60, mentre si nasceva Carmencita Caballero e il Carosello, Fontana faceva i tagli, perché, cioè, quali erano le dinamiche che portavano a costruire insieme questi percorsi. Ecco, questo secondo me è importante che un museo racconti, anche per avere delle finalità didattiche ed educative. Bene, torneremo poi da Marco Matto per parlare invece della cosa la Lavazza fa in termini arti culturali per la propria attività di sostenibilità. E invece entriamo nel mondo del teatro con Carla Peirolero, che è protagonista di un festival particolare che però ci piace raccontare, presentare. Direi, se lo facciamo partire intanto con un video che dovrebbe... Perfetto, andiamo avanti, ok? E poi vediamo prima di che si tratta e poi ne parliamo sopra. Hey, Roman!
pelo nero. Sì, sono abbiamo... qua. Diciamo che se è vero che le sponsorizzazioni culturali e quindi le imprese cercano di condividere dei valori con gli operatori culturali per le proprie attività di comunicazione, possiamo dire che il valore vostro è evidentemente quello della interculturalità, che non so quanto in questi tempi sia, come dire, in qualche modo sugli scudi, ma che comunque è un valore importante e che attraverso le arti e la cultura può essere espresso a livello anche internazionale. Come funziona quindi il vostro rapporto con le imprese? Allora, intanto buongiorno a tutti, molto, molto lieta di essere qua in questo luogo dove si ragiona, si pensa e si immagina il futuro. Il titolo poi Connessioni Sostenibili rappresenta molto anche l'idea del SUC. SUC, non so se sapete cosa significa, significa mercato in arabo, quindi è proprio nato nel 99 da questa idea di un luogo di comunicazione, quindi con una grande storia alle spalle. Il mercato è stato uno dei primi luoghi dove le persone hanno comunicato, si sono interfacciate, quindi nasce intorno a questa idea, nasce per l'occasione di un'estate, ha un tale successo, in, diciamo, contro quello che poteva essere l'aspettativa, perché è vero, il tema della migrazione, di come noi affrontiamo culturalmente il rapporto con l'altro, non è un tema centrale della politica e neanche, ahimè, della cultura. Però c'è invece molta curiosità e quindi noi, io insieme a Valentina Arcuri, vedevamo questa società in mutamento e poi vedevamo a teatro, io vengo dall'esperienza del teatro, sì, ho fatto scienze politiche, mi sono laureata in sociologia, forse un po' questo c'entra, ma insomma la mia grande, vecchia storia appartiene molto al teatro, al Teatro Stabile di Genova, al Teatro della Tosse. Vedevamo queste classi diverse, con tante facce già diverse e colorate, e vedevamo poi il mondo culturale invece che aveva sempre lo stesso tipo di pubblico. Nasce come ribellione, scusate lo dico, ma per chiarire questo tema dell'interculturalità, nasce proprio da questa esigenza di mettere al centro della cultura un tema che secondo noi era centrale e che secondo me, secondo il SUC e dalla risposta anche che abbiamo visto del pubblico, è un tema su cui occorre lavorare tantissimo. Anche a livello europeo una volta era stato messo come elemento centrale, no? Sì, era stato elemento centrale. Noi tra l'altro siamo stati riconosciuti best practice d'Europa per il dialogo tra culture, questo nel 2013. A seguire è arrivato nel 2014 l'accreditamento del Ministero della Cultura, che aveva dei criteri, e qui arriviamo un po' a una cultura un po' conservativa che c'è nel nostro bellissimo paese, cioè non c'erano dei criteri al Ministero che ci potessero permettere di essere dentro al fondo unico per lo spettacolo, che è uno dei nostri punti di arrivo, no? Per chi si occupa di arti performative. Per fortuna nel 2014 noi cerchiamo di puntare sul teatro, facciamo la domanda, e visto che adesso poi il video si è fermato, ma noi abbiamo una rassegna teatrale anche piuttosto importante, veniamo riconosciuti come festival teatrale e come tale riceviamo anche un finanziamento dal Ministero. E insieme a questo mi sembra che avete trovato anche dei finanziatori privati, quindi delle imprese. A me interessa approfondire, visto che il tema di oggi è anche questo aspetto, ovvero come fate a coinvolgere, diciamo, le aziende, di che tipo e cosa potreste far di meglio? Allora, possiamo far di meglio tanto, ma no, vabbè, parliamo prima di... Perché? Allora, intanto voglio dare merito all'impresa del fatto che prima abbiamo parlato, noi naturalmente abbiamo contributi, partecipiamo a bandi dal comune, dalla regione e dal Ministero della Cultura, tutto questo ci fa arrivare a un 35-40% di contributi pubblici, tutto il resto arriva da privati, quindi posso anche dire che il mondo dell'impresa privata è stato il più sensibile. Perché? Intanto perché facciamo tanto pubblico, perché abbiamo veramente un bel successo,
Ma al di là di questo abbiamo intercettato anche tutte delle tematiche come quelle ad esempio dell'ambiente, in cui noi da 10 anni siamo stati forse tra i primi. Io ogni tanto sono chiamata a parlare, anche a intervenire a Torino, anche recentemente la Fondazione Compagnia di San Paolo, come eccellenza, perché da una 10 anni noi ci siamo posti il tema dell'ambiente e siamo, non dico che siamo ecosostenibili al 100%, ma sicuramente non ci sono più piatti di plastica, abbiamo la sponsorizzazione di Novamont e quindi abbiamo tutti i piatti, le stoviglie Mater B, abbiamo eliminato la plastica monouso e cerchiamo di fare riduzioni anche per quanto riguarda tutta la tecnica e l'utilizzazione delle attrezzerie. Siamo anche molto innovativi perché appunto questo tema, che è un tema che sicuramente può essere anche divisivo, ma per le persone, le imprese che hanno sensibilità e che vogliono rivolgersi a un pubblico e che vogliono e hanno tra i loro obiettivi la responsabilità sociale, non si può prescindere dal fatto che la nostra è una società in mutamento, che sempre di più abbiamo pieno di persone da noi. Noi, tanto per dirvi, il SUC è composto sia da artisti, musicisti, avete visto in parte, ma abbiamo una quarantina tra artigiani di varie provenienze e una 12, 10, 12, 13, 14 cucine differenti da assaggiare, quindi potete immaginare, ci siamo anche posti questo problema della sostenibilità perché naturalmente non volevamo vedere le montagne di piatti, non la raccolta differenziata non fatta, quindi siamo sensibili al tema sociale, al tema ambientale, siamo una, noi dico siamo ma ci sono tante altre realtà, abbiamo una buona sostenibilità economica nonostante il fatto che siamo a Genova, che non è una città come Roma o Milano, non è al centro, ma è un po' purtroppo periferica per certi aspetti, bellissima, ma si fa anche molta fatica ad affermarci in città come quelle. Ma quali sono le aziende che vi hanno seguito e che vi seguono, così cerchiamo di capire quali sono le dinamiche poi che portano a scegliere una realtà come particolare come la vostra? Ma ho citato prima Novamont perché forse a livello di servizi in kind, no? Cioè di offerta di sponsorizzazione tecnica, è sicuramente quella che investe di più in noi e sono tra l'altro di Novara e quindi ci hanno scelto proprio perché hanno visto il nostro lavoro. Abbiamo la Camera di Commercio di Genova che si può pensare che sia un po' cerniera tra il pubblico e il privato, cioè che chiaramente è un'istituzione, ha capito che noi lavoriamo su un'idea anche di valorizzazione del commercio e poi devo anche dire, mettere tra i primi posti, noi abbiamo una sostenibilità e un grosso sostegno da parte dei piccoli imprenditori etnici o anche non etnici ma locali che decidono di prendere uno spazio bottega, perché non sono dei gazebo ma sono davvero, un po' le avete viste, delle botteghe ricostruite che riproducono un souk mediterraneo e che per venire al souk e partecipare in questo magico mondo mediterraneo contribuiscono con il loro contributo e poi naturalmente fanno la loro, cioè loro vendono i loro prodotti, non c'è una centralizzazione, no, di questo. Volevo lasciamo fare molta una libertà. Del 9 con Benassi. Un progetto di questo tipo fa parte di quelli che voi potete considerare in qualche modo finanziabili o sostenibili e per quale motivo? Beh, da quello che ho visto sembra proprio di sì, assolutamente. Poi bisogna vedere, come dire, bisogna avere il ragionamento di banca, ma il ragionamento di sostenibilità, che è quello che faccio io e fa il mio staff. Assolutamente sì, ci sono tutte le carte sui regole, valori e anche, mi sembra di aver capito, anche gli aspetti della sostenibilità economica e non solo che voi volevate in qualche modo, ma avete messo in questo panel di ROI. Sì, noi finanziamo infrastrutture ed eventi, quindi anche sugli eventi calcoliamo il ritorno sociale, questo immagino che abbia un ritorno sociale enorme,
adesso non voglio azzardare cifre, ma insomma siamo sopra il 3 sicuramente. Quindi scambiate biglietti da visita, certo, come dire, e magari sarà una buona occasione che è nata con questa occasione. Torniamo invece a Lavazza e invece parliamo di quello che è per la vostra azienda il tema della sostenibilità attraverso l'arte e la cultura. Io devo sempre aspettare che mi mandino la chart giusta, così almeno, perfetto, questa. Quindi Lavazza, grande gruppo internazionale, attento agli aspetti, per esempio green, vedo sport, ma oggi vogliamo proprio approfondire come avete scelto e con quali criteri l'arte e la cultura come uno degli elementi su cui lavorare con la vostra CSA. Lavazza ha da sempre sostenuto la cultura, ma mi viene da dire che tutte le imprese sono entrate oggi nella terza fase del rapporto tra imprese e cultura. La prima fase è quella del mecenate, diciamo, dell'imprenditore che sostiene un progetto. Questa fase tuttora continua. Pensate alla fortuna di avere un imprenditore che sostiene un piccolo museo quest'inverno quando i costi energetici saranno molto alti, e quindi è importante che questa fase continui. Pericle, Giuseppe Lavazza, il Circolo degli Artisti a Torino negli anni 60. Un mecenatismo che permette alla cultura di sostenersi, ai festival di andare avanti e di lavorare. Poi c'è stata una seconda fase, la nascita delle fondazioni, perché nell'impresa si è iniziato a distinguere a livello di bilancio cosa poteva essere un sostegno economico che rientrasse a bilancio, quindi come ricavo e come costo, e cosa invece era da considerare come attività. Non c'era ancora la parola corporate cultural responsibility, ma la trovo molto azzeccata. E questa fase tuttora continua. Adesso secondo me siamo in una terza fase in cui le comunità dei nostri consumatori, i nuovi utenti, ci chiedono di essere attivi come impresa, di prendersi delle responsabilità valoriali attraverso un purpose. E cosa c'è di più interessante nella relazione con un utente anche attento a determinate tematiche che è quello della metafora della cultura? Io non mi occupo di sostenibilità nella mia impresa, ho la fortuna di avere una fondazione Lavazza che lavora sui paesi dove viene prodotto il caffè, sulle comunità che lo costruiscono, e un team sustainability all'interno dell'azienda che però ci permette di fare il nostro lavoro, l'arte e la cultura, applicato al racconto della sostenibilità. Francesca Lavazza, promotrice del calendario Lavazza, già nel 2004, quando nasce la Fondazione Lavazza, in parallelo, mentre l'azienda lavora sui progetti di sostenibilità, chiede a Steve McCurry, uno dei più grandi fotografi mondiali, di andare a fotografare il mondo del caffè. Nasce il progetto Tierra e i contenuti delle foto di McCurry diventano un calendario insieme a Slow Food dei difensori della terra. Nel 2018 iniziamo a lavorare proprio sugli obiettivi dell'Agenda 2030 nell'ottica ESG, e quindi 18 ambassador per i 17 obiettivi più uno, il Goal Zero, che diventa una matrice per Lavazza che tuttora è attiva e ha dato vita ai progetti che oggi vedrete. Il Goal Zero ha l'obiettivo di promuovere gli altri 17 goal attraverso la metafora dell'arte e della cultura. Credo che vediamo... Ecco, sì, all'inizio ho detto che una delle tendenze delle aziende è quello di adottare l'arte contemporanea come linguaggio e come modalità, anche perché questo consente di lavorare insieme agli artisti. E questo mi sembra che sia uno dei casi che per cui adesso facciamo partire il video. Ok, e vediamo di cosa si tratta. In realtà sono due operazioni, questa mi sembra quella più spettacolare. Je suis hyper heureux d'être ici à Venise pour la 14e étape de mon projet Beyond Walls, qui est une ville qui est emblématique mais aussi fragile, et je crois qu'elle représente très bien la fragilité de la nature qui doit être au centre de nos préoccupations, et on doit travailler main dans la main pour préserver ce patrimoine à la fois culturel mais aussi naturel. Et le Earth Day ainsi que l'ouverture de la Biennale de Venise sont le moment idéal à mon avis pour envoyer au monde un message optimiste. Et je crois que travailler avec Lavazza sur ce projet est pour moi une grande chance, puisque je crois qu'on partage des valeurs communes et c'est aussi un partenaire historique. Et du coup, je suis très très content de pouvoir avec Lavazza envoyer ce message positif et optimiste au monde entier. Ouais.
Forse è la prima volta che un'opera d'arte non di piccole dimensioni solca il canale di Venezia. Una bella sfida dal punto di vista tecnico. Come vi dicevo, un artista Saip che lavora con questo progetto Beyond Walls usa una vernice naturale, nel giro di 2-3 giorni l'erba cresce e automaticamente cancella l'opera, quindi rimanda alle culture del mandala buddiste. È un tema di riflessione sulla cultura della sostenibilità. Con Saip abbiamo lavorato a partire dal calendario Lavazza già nel 2018 e poi successivamente. Che cosa abbiamo deciso di fare però? Prendere questa metafora delle mani unite e individuare un contesto per sua natura fragile, Venezia è la città fragile, e un contesto culturale in cui inserirlo, quindi la Biennale di Venezia, durante la Giornata della Terra, per lanciare un messaggio alla fine ottimistico, come avete visto, che cerca di essere anche poi un richiamo per tutte quelle che sono le strategie di comunicazione rispetto ai goal e agli ESG. Rispetto al ritorno dell'investimento, questa è una produzione culturale che l'azienda fa e che permette di essere utilizzata su tutti i canali social a livello globale del gruppo e quindi garantire in qualche modo anche un ritorno. Quindi è un investimento. Come avete misurato il ritorno di questo investimento? Abbiamo dei criteri che sono gli stessi che vengono applicati per utilizzare la comunicazione pubblicitaria nell'ambito televisivo degli altri media, quindi il messaggio, come viene visualizzato, quante impression genera, quante attività di conversione verso poi le pagine di atterraggio del progetto. Certo. Questa fa parte della strategia culturale e io la chiamo la seconda, diciamo, dei tre modi di fare oggi, secondo me, cultura per un'impresa. C'è quella che abbiamo raccontato prima, la valorizzazione dell'archivio, la cultura dell'impresa, questa che è proprio la produzione culturale, quindi si promuove il valore di un artista, insieme a lui si lavora su un contenuto, e poi c'è la terza che è quella della partnership, dove però oggi secondo me è necessario entrare in una logica di coprogettazione con l'ente. Questo e qua vediamo un esempio. Alla Triennale di Milano. Pochi minuti per raccontare come in questo caso avete lavorato insieme all'istituzione culturale per dotarla di qualche cosa che prima non c'era e che è permanente. Esatto, faccio velocissimo. Con la Triennale di Milano abbiamo lavorato alla Coffee Partnership per la 23ª esposizione internazionale che è inaugurato lo scorso 15 luglio. Quindi abbiamo realizzato una caffetteria. La caffetteria raccontava i progetti della Fondazione Lavazza, faceva degustare un prodotto che aveva poi un riferimento ad un progetto di fondazione di aiuto, però non ci bastava essere soltanto lì con la caffetteria e il prodotto, la nostra idea era essere coinvolti nella programmazione della Triennale. Insieme al presidente Boeri abbiamo identificato l'artista, l'architetto Cheré, vincitore del premio Pritzker tra l'altro, che curava il complesso dell'allestimento, e lui ha ideato un luogo simbolico, un luogo di condivisione, questa pianta, che non è una pianta del caffè perché chiaramente il caffè è un arbusto, questo è più un albero, però era un modo per lui per far entrare dei bambini se volessero giocare, per far sedere intorno delle persone, insomma creare un luogo, un modo diverso dove consumare il caffè all'interno di una caffetteria, ma anche dove ragionare rispetto delle tematiche che venivano affrontate poi all'interno dell'esposizione, in una logica che evocava ovviamente il percorso dei grandi alberi nei villaggi rurali dell'Africa. Quindi una fusione di culture, una cultura migrante che arriva all'interno di un'istituzione culturale grazie ad un rito che è antico ma al tempo stesso nuovo, quello del caffè. Quindi ci è sembrato il modo migliore per, come dire, una cosa che rende contenta l'istituzione, rende contenti noi e speriamo anche chi poi va a godere. E rimane. E rimane ovviamente. Certo. Quindi io ringrazio Andrea Benassi, Ilaria Catastini, Carla Perolero e Marco Amato per averci raccontato in un'ora, penso con interventi piuttosto densi anche di diversificato e di contenuti, quali sono alcune delle varie possibilità che hanno le imprese di collaborare, di lavorare insieme alla cultura e all'arte. Diamo poi appuntamento al premio Cultura più Impresa, 10ª edizione,
che troverete diciamo, valorizzato e lanciato sul nostro sito a partire da novembre 2022. Grazie a tutti e buona continuazione al Salone.